Passiamo alla categoria varietà e spettacoli musicali. Presenta, anzi premia per meglio dire, Sergio Castellitto. Caro Castellitto, ti sei perduto, direi, gli applausi nella discesa, ma te li riacquisti subito arrivando qui. Allora, senti, e io ti volevo fare una domanda, sia in televisione che in teatro, tu fai spesso coppia con tua moglie Margaret. Ecco, che problemi ti comporta lavorare con tua moglie, cioè per quello che riguarda la vita privata? Ma direi più vantaggi che problemi. Abbiamo appena finito di recitare A piedi nudi nel parco. Qualche giorno fa i due personaggi in scena litigano per una ventina di minuti e questo è abbastanza catartico. Infatti da quando facciamo teatro non litighiamo più nella vita. Ah, beh, è già un grosso vantaggio, anzi direi grossissimo vantaggio. Dunque, le nomination per varietà e spettacoli musicali sono Buona Domenica Canale 5, Scherzi a parte Canale 5, scommettiamo che Rai 1. Vogliamo vedere il premio a chi va? Buona Domenica! E allora ritirano Lorella Cuccarini, Marco Columbro, i 3-3, Sandra Mondaini e Tony Pinarelli. Che c'entra Sandra Mondaini? Buonasera, signori. Buonasera. Ciao. Vieni, Sandra. Sandra. In ritardo. Ecco, senti. Sbirulino. C'è il tuo erede? Eh no, siccome io non c'ero, c'era lui, ho dovuto portare lui. Ho capito. Vabbè. Ah, adesso questo telegatto, questo è il problema. Chi lo diamo? Dunque, noi ci siamo preparati un ringraziamento in poesia. Sì. Sai che la poesia è stato uno dei momenti culturali importanti della nostra trasmissione e quindi vogliamo dedicare questa poesia per i ringraziamti. Ho capito. Abbiamo imparata memoria, chi come la vedi. Legge? Prego? Chi la legge? La leggiamo tutti? Tutti? Ma non è che la leggiamo, l'abbiamo imparata a memoria, quindi non c'è bisogno di leggere. Cioè, foglie, questi sono solo fogli che servono così per... Bene, allora siamo pronti. Il titolo della poesia è Telegatto. Sottotitolo, sorrisi e canzoni. Sottotitolo. Sorrisi is magic, sorrisi forever, sorrisi... Andiamo avanti. Vabbè, non occorre avere questo atteggiamento da... Ok? Non sentivo bene, non ho le spie qua, per cui non posso essere intonato. Mettete le spie. Dunque, sottotitolo. Può, questa è una cosa simpatica così, può un cane, un gioco di parole, può, non so se lo capite, può un cane vincere un telegatto? Sì! Sì! Voi fate la battuta? Non è una battuta. No, voi fate le battute. No, questa fate no. Le battute. Scusa. Questa te la sei cercata. Ecco, bravo. Sì. Ok, va bene. Coalizzatevi pure. Non fare il modesto. Sotto. Titolo. Gigi Vesigna. Sono felice, soddisfatto, grazie pubblico e sorrisi. Io per questo telegatto vado a piedi, ve lo giuro, fino a Assisi. Sei acciaccato, Marco, scusa, dove vai? Acciaccato, che a me dice acciaccato. Vabbè, lo faccio. Vabbè, lo faccio a tappe, ok? Molto meglio. Io vorrei qui ringraziare Beppe Recchia alla regia. Brava. Che ci ha fatto lavorare con le multe e l'allegria. Multe per i ritardi. Io per la verità ne ho pagate poche. Marco invece si è indebitato. Non è vero, ho fatto solo beneficenza, vero Sandra? Siamo molto emozionati e per noi Marco e Lorella sono col tempo diventati lei fratello, lui sorella. Oh, scusa. Ma che è sta roba? Come no? Grazie studio da lodare, è anche vostro questo alloro. Sì? Ed il mago può affermare la magia l'han fatta loro.
Certo, il Nobel non vogliamo per quest'ode, sta poesia. Noi però ci accontentiamo, tutta memoria, noi però ci accontentiamo della vostra simpatia. Veramente grazie a tutti, grazie a tutto il pubblico. Grazie. Ciao, grazie. Sergio, grazie, Lorella. Grazie.